Giacomo Stucchi, che Lega Nord deve uscire da questo congresso federale? Ma il nuovo corso della Lega Nord, inaugurato da Roberto Maroni, trova in questo congresso federale una riconferma per quanto riguarda gli obiettivi fondamentali, che sono la ricerca della nostra libertà, la lotta contro il centralismo romano e il centralismo di Bruxelles, la lotta contro un'istituzione, quella europea, che non è assolutamente democratica, lavorare per difendere l'interesse della nostra gente, sostanzialmente per essere padroni a casa nostra, come ci ha insegnato Umberto Bossi. In cosa sta sbagliando l'Europa? Ma l'Europa non è un'istituzione democratica fin tanto in quanto il Parlamento europeo non è l'organo più importante di queste istituzioni europee, che è l'unico eletto democraticamente. La Commissione e il Consiglio sono espressioni dei governi e questo non può funzionare. Ci deve essere una legittimazione democratica che non c'è. È un'Europa molto distante, molto basata sui suggerimenti dei poteri forti, soprattutto economici, finanziari, industriali, che ahimè non sono sicuramente provenienti dalla Padania, dal nord, ma sono provenienti dal nord Europa e sono spesso in contrasto con le esigenze del sistema produttivo, economico e sociale nostro. Il governo Letta pare che sia in bilico una settimana sì e una settimana no. Lei che giudizio dà a questo scenario politico? Ma io temo che il governo Letta continuerà a essere in bilico però per un lungo periodo e quindi temo che ci dovremo subire questo governo per un periodo almeno di un anno e mezzo e che si andrà a votare nel 2015. Spero che in questo periodo si facciano almeno le riforme, ma temo le ripercussioni sui cittadini e le politiche messe in atto dal governo Letta, perché è sempre il nord a pagare. Se torniamo a votare, perché la gente dovrebbe votare Lega Nord? Perché tutto sommato siamo l'unica ancora di salvezza per la nostra gente, perché pur avendo sbagliato e avendo chiesto scusa, comunque noi siamo oggi un movimento che è entrato nella coscienza delle persone, che sa coniugare la Lega di lotta con la Lega di governo, che sa dare risposte ma sa anche alzare la voce quando serve. Libero.